troppo lunghe e poi diventano pesanti. Tante parte di tanti discorsi che si sono fatti stasera, qualcuno non lo sa, ma molti lo sanno, se l'ha discusso sulla rete, sul web. Sono 2 o 3 anni da quando sono stati chiusi diversi stabilimenti a Livorno, che tutta l'attenzione verte e punta verso il porto. La città guarda il porto, perché è l'unica risorsa ormai rimasta. Mentre Firenze, Prato, Pisa e altre città della Toscana si possono permettere di guardare ad artigianato e turismo, Livorno non ha né artigianato né turismo, a parte l'artigianato che ha rivolto tutta la parte meccanica, che è riferita tutta la parte meccanica sempre verso al porto. Gran parte delle riparazioni sono riparte lavoratori che lavorano il ferro o che hanno a che fare con il ferro, con torni e roba. Quindi c'è quella parte lì che guarda al porto come risorsa inevitabile per dare occupazione. Ora, a me mi sembra che l'unica, da questa cosa io capisco, dalla mia ignoranza nel settore, che ci voglia per scioglierla un accordo tra chi aveva fatto degli accordi in passato e chi adesso, forza maggiore perché la città è in una forte crisi, e se si va avanti in questo modo diventerà sempre peggio, perché non è accettabile che la città si possa limitare a spostare 3 o 4 macchine su un piazzale solo per ragazzi 29enni e sotto 29 anni. Sottopalati. Primo. Secondo, brutto anche per quelli giovani che vanno a spostare 3 macchinine su un piazzale, bruttissimo, perché poi a 30 anni vengono messi a casa perché le agevolazioni fiscali vertono sempre verso 29enni e quindi poi non si creano un futuro. Quello è lavoro aggiunto di qualità. Riaprire i bacini vuol dire lavoro aggiunto di qualità, formare le persone e fare un qualcosa di stanziale e creare professionalità stanziali sul posto. Questo l'abbiamo capito. Quello che ci vuole per superare tutte queste divisioni, se continuiamo a buttarla su magistrati, procure e tutto quanto, non ci va da nessuna parte. Quello a quel paniere ve lo ha fatto quell'altro. Ma fatemi finire, che poi vi giuro, mi sto. No, è vero, ma guarda, con la campagna elettorale che fu fatta con il Movimento 5 Stelle, di questi documenti ne abbiamo raccolti tanti, dove c'è tutto un pacchetto di roba che parla della svendita del cantiere. Vogliamo, cioè, è roba che lo sappiamo, ne abbiamo apertamente discusso 3 anni fa in campagna elettorale. Dopo 3 anni risiamo al punto di partenza. Il sindaco il porto ha fatto mandato e l'hanno messo in un angolino, l'hanno schiacciato lì, e si è visto che più di tanto non può fare, perché se no interviene la regione. Mi sembra chiaro che ci sono degli accordi già stati presi prima, reali, veri, non veri, non ha importanza. La città oggi ha bisogno di superare questo impasse e avere una speranza per il futuro. Quindi la miglior cosa, mi sembra, che bisogna trovare la maniera, come c'è scritto, mi sembra, anche un passaggio auspicabile del bando, che ci sia una via di mezzo perché possano lavorare tutte e 2 le realtà. L'ha detto prima anche il signore, ora non ricordo il nome, Martini, che ci sia la possibilità che Agimut fa il suo lavoro e i riparatori fanno l'altro. Nessuno deve escludere l'altro. Okay. Noi siamo, io parlo al nome di Vertenza Livorno, siamo un fortito gruppo di persone che hanno perso il lavoro e fra 3 mesi hanno perso tutto, non abbiamo più niente. Nonostante tutto, i nostri incontri con regione, comune, pochi, perché non hanno le armi, non hanno gli strumenti, lavoro non ce n'è. Ora, la pressione diventerà sempre più forte guardando lì, anche perché come si fa a guardare il porto, noi livornesi e più il 40% di disoccupazione, ma chi ci lavora in questo porto? Facciamo 2 conti, prendiamo 2 orologini, guardiamo quanta gente di Livorno entra in questi cantieri, ma anche in quelli delle piccole riparatori, anche in quell'altri, in tutti, non mi voglio scordare di nessuno, perché tutti hanno colpa a questa cosa lì.
perché a buttare merda sempre addosso a lavoratori di Livorno che hanno voglia di lavorare, hanno voglia di lavorare, si è fatto un danno enorme. O si va a assumere quelli, ci fate diventare anche razzisti, che non è nostra, gli stranieri, perché non hanno possibilità, non parlano, un ballano, non cantano, non pisciano, non cavano, un trombano, non rispondono. Via. Ok, Valiani, grazie a tutti.